è stato Love at First Sight. E l'amore a prima vista, raccontato nel libro Love Holidays, che raccoglie i diari dell'antropologo Fosco Maraini e della pittrice Topazia Aliata, pagine di lettere, telegrammi, foto e disegni scambiati tra il 1934 e il 35, tutti insieme a creare la memoria di una coppia davvero speciale. Non è l'amore passione, è l'ammirazione. Per me qualunque cosa che facesse Fosco, per me era un miracolo. Sono commoventi proprio perché si sente questo grande amore e poi questa affinità assoluta. Infatti è molto bello perché già vedevano il loro amore come una storia da raccontare agli altri, qualcosa che doveva diventare memoria comune. Con tutte queste cose meravigliose, questi inserti, le fotografie, e vedi, guarda, i disegni, tutto quello che hanno fatto era incantevole. C'era tutta la storia scritta, la storia disegnata, le fotografie, loro due. E questa è la cosa forse più bella, che oggi effettivamente dà molta tenerezza a guardare il libro. Quando ha visto i suoi diari pubblicati, che impressione ha avuto? Che era troppo pesante. C'è proprio la voglia di raccontare, quindi c'è un intento profondamente narrativo. Dico la verità, interessantissima, no? Mi ha fatto impressione vedere tutto me stessa, insomma. Come vi siete conosciuti con Fosco? Ah, quello è complicato. Il padre, quando venne in Sicilia a inaugurare una mostra dove c'ero io e che avevo 20 anni, allora è rimasto impressionato bene e mi disse: quando vieni a Firenze mi venga a trovare per vedere le sue sculture. Era a pranzo dai genitori e poi loro hanno detto: noi andiamo, Antonia, noi andiamo a teatro. Dice: ci vieni anche te a me. E io sono andata e davano una cosa di Wagner, mi ricordo, noiosissima, lunga la lunga. Eravamo lì al buio nel palco, c'era lui, lei e io. Poi improvvisamente nel buio, pum, si apre la porta e spunta questo uomo che io non conoscevo. E lui non se l'aspettava. Mi ha stato a guardare, io ho guardato a lui ed è stato l'amore improvviso. Quali sono stati gli interessi che vi hanno legati di più? E devo dire fin dall'inizio lo sport, questo sport che non era sport, era il contatto con la natura. Ecco, noi andavamo, non so, a piedi nudi oppure con la vetta, nessuno di noi, dei due, ci tenevamo al vestito. Lui la cravatta non la portava mai, per esempio, insomma. Cappelle, io portavo un berrettino. In questo eravamo precisi, non so perché. È stato, il nonno lo disse, lui, il padre, disse: Dio li ha fatti e loro si ritrovano. Anticonformisti. Ma per natura, strano, tutte e due. Eravamo tutti e due internazionali, anzitutto. Tutti e due non avevamo la paura di niente, ecco. Questo era uguale. Quando in montagna siamo state veramente straordinarie. Un amore che ha raggiunto le vette più alte, quelle delle Dolomiti scalate insieme e anche in quel caso aprendo strade mai battute. Ma Love Holidays segue idealmente un secondo capitolo, il Giappone. Lo hanno raccontato le figlie d'Acetoni in altri due libri che raccolgono i diari successivi di Topazia. L'ambiente cambia, ma il desiderio di fissare il tempo e l'amore rimane lo stesso. In Giappone, quando sono andata in prigione, era una cosa preziosissima perché il poliziotto e me che ci hanno dato da scrivere. Allora io avevo un pezzo di matita e scrivevo con quel pezzo. Poi questa matita in 2 anni è andata piccola piccola così. Non potevo più scrivere. Com'è andato il vostro rifiuto ad aderire alla Repubblica di Salò? Separati, no, senza parlare fra di noi, Fosco ed io. Questo è importante. Separati. Erano due persone consapevoli che vivevano in un tempo capivano, conoscevano e cercavano di indagare e di interpretare. Allora dice: andate qua e firmate o l'uno o l'altro.
Noi ci siamo guardati ma non parlati, ma non abbiamo avuto dubbio, né io niente. E allora sono andata lì e ho firmato contro Salò. C'è nel loro amore, che era molto anche profondo, privato, eccetera, però c'era questa capacità di proiettarsi verso il futuro e di innestarsi in un tempo, che era il loro tempo. Un tempo duro, il tempo delle scelte, e quando la decisione era se abbandonare le bambine in un collegio o rimanere uniti nel campo di concentramento, quell'amore tra Topazio e Fosco diventa senso di protezione per tutta la famiglia. Fosco mi viene a dire, ma insomma, cosa facciamo? Dovevamo chiedere, dovevamo essere, capito? Parla, io ho detto no, restiamo con i bambini, restano con noi, perché così moriamo insieme, se dobbiamo morire. E quella complicità che ha superato tanti ostacoli si respira ancora tra le pagine di Love Holidays. È un modo di fermare il tempo, di costruire una memoria per il futuro.